Facevamo quasi tutte questo lavoro qui, perciò tutto il paese, perché è stato un boom, un momento che dovevamo prendere perché non c'era alternativa, ecco. Sì, ci ha risollevato da quello che non avevamo proprio, ci ha risollevato da una miseria che lo sa solo chi c'è stato, perché voi giovani non ve ne rendete conto. Ma non si poteva fare, insomma, non c'era niente, uscivamo dalla guerra, perciò. Ogni territorio e ogni piccola comunità ha storie che arrivano da lontano, storie di vita, di lavoro, di trasformazioni sociali che vengono recuperate grazie alla memoria collettiva. Quella che raccontiamo è la storia di Rolo, piccolo comune della provincia di Reggio Emilia a 15 km da Carpi. Qui nel dopoguerra si sviluppò un'economia legata alla lavorazione delle maglie. Dopo la scuola dell'obbligo, negli anni 50, le bambine venivano spesso affidate agli insegnamenti delle magliaie e delle suore per imparare un mestiere. Le macchine si diffusero di casa in casa e nacquero le lavoranti a domicilio. Io come magliaia ho cominciato a lavorare nel 1959, ma era già parecchio che a Rolo si lavorava di maglieria. Io volevo studiare, ma a 14 anni non c'era la possibilità, perciò era l'unica alternativa che c'era, imparare a fare un po' di maglie per tirarsi su un po' dalla miseria che c'era. Allora ho cominciato ad andare a imparare da quelle più vecchie. Io ho iniziato a fare la magliaia che avevo 11 anni. Andando da una signora che aveva 4 macchine per imparare un po'. Sono partita dalla scuola elementare, mi sono fermata da una signora che aveva le ragazze macchine, ho imparato guardando le ragazze, mi sono appassionata di questo lavoro e sono partita a fare la magliaia a casa per fino a 27 anni, anche ero già sposata. L'iniziativa mi è venuta perché vedevo il movimento che c'era a Rolo. Si sentiva parlare di questo lavoro che, insomma, io mi sono detta se riescono gli altri riuscirò anch'io. Avevamo una stanza che veniva chiamata il garage, dove lei aveva le macchine, prima una, poi due, il dipanatore e tutti gli accessori vari che servivano per il suo mestiere. Le storie delle lavoranti a domicilio sono tante a Rolo, caratterizzano buona parte dei racconti delle famiglie e delle donne del territorio. Recuperare il patrimonio di questa memoria collettiva, della coscienza e realtà presente, è un obiettivo prezioso che SPI-CGIL, il coordinamento donne del sindacato pensionati, non si sono lasciate sfuggire. La conquista di una migliore qualità del lavoro di allora ha determinato parte della ricchezza delle tutele dell'oggi. Insieme a Paola Sgarbi, ex fornaia del paese e curatrice di una mostra sulle lavoranti a domicilio, e insieme a Vanna Scaltriti, ex sindaco di Rolo, abbiamo incontrato le protagoniste di questo periodo. Supportata dalle esperienze, dalle storie sentite dentro al mio negozio, ho pensato di andare a casa di ogni donna per sentire singolarmente la loro storia, la sua storia. Per me è stato molto facile perché io ho avuto tutte le porte aperte con dei sorrisi in particolari momenti della giornata in cui mi sono fatta trovare improvvisamente. Quindi si scusavano insomma di non essere vestite bene, oppure stavano cucinando, però tutte mi hanno aperto la porta e mi hanno accolto con molta disponibilità. La vicinanza con l'economia carpigiana, nata dalla lavorazione della treccia e del trucciolo, spinse molte ragazze di Rolo a trasformarsi in piccole imprenditrici nella produzione di maglie, le lavoranti a domicilio.
È stata una cosa che ha tirato sul paese, perché tutti i muratori hanno fatto la casa. Tutti i muratori hanno fatto la casa. Le donne guadagnavano, loro la facevano di sera, magari. Io mi sono accorto, naturalmente, quando ho cominciato ad avere 12, 13, 14 anni, di quanto l'apporto economico di mia madre fosse importante, anche perché ricordo anche alcune discussioni con mio padre, quando anche lei giustamente perdeva un po' le staffe, diceva, ma insomma Renzo guadagni un po' il doppio che te, insomma, per dire, no? Perché lavorando tanto si guadagnava anche bene. C'era anche una sorta di fierezza, di orgoglio di essere così importante dal punto di vista economico in un periodo in cui tutto, che ogni cosa era una conquista. Quando lei era piccola, doveva comunque andare a lavorare, perché se no non avrebbe mantenuto la famiglia. Quindi lei e sua madre si mettevano lì e lavoravano per la famiglia. Essendo a casa, le bambine andavano a scuola, il tempo, se non c'era di giorno, c'era di sera, perché la sera erano a letto e allora riuscivo a fare quello che non riuscivo a fare di giorno. Fare la magliaia era un'opera di precisione. Si iniziava dalla campionatura per poi arrivare alla produzione dei pezzi. Maniche, schiene, colli venivano tutti sapientemente controllati e rimessi insieme. Tante ore di lavoro da conciliare con la famiglia. Gli stilisti, ma gli uffici mi davano questi fogli qui, con i disegni, con niente, e i filati. E io realizzavo il campione, il primo prototipo. Poi magari facevamo le referenze, che erano sempre 10 o 12, per i vari rappresentanti. E poi dopo di che allora c'era la produzione. A 11 anni avevo il ruolo di fare dei pezzi per mettere insieme le maglie. Magari eravamo in quattro, uno faceva il fusto, l'altro faceva la manica, in questo modo. L'ultima cosa che ricordo è quella del campione. Ecco, lì c'erano i fulmini e le saette. Quando c'era da fare il campione, lì proprio bisognava stare zitti. Anche mio padre se ne andava, perché probabilmente non si poteva sbagliare, immagino. E abbiamo preso queste macchine, in una facevo i teli del corpo e nell'altra facevo le maniche. La mia nonna Rosanna, da piccola, andava con sua madre in edifici dove cucivano maglie, sciarpe, facevano varie cose da magliaie. Tutti calati, erano pronti solo da cucire. Non era roba che andava fatta con la Cucitalia. Arrivavi al sottascello, non so come si possa dire, e poi, perché in genere era roba raglan. Si facevano sia la manica che il corpo, avevano i pezzi li portavamo su da cucire, che ci pensava la ditta a farli cucire. L'introduzione delle macchine nelle famiglie rolesi rivoluzionò l'economia del paese, ma anche il contesto socio-economico. Con grandi sacrifici le donne negli anni 50 comprarono macchine che pagarono con cambiali. In ogni casa si sentiva il continuo andare avanti e indietro del carrello spinto a braccia. Dopo ho pensato di prendere la macchina, perché era l'unica alternativa, era quella. In quegli anni lì del 57, 58. L'ho comprata con cambiali, perché anche allora erano carissime, e ho fatto questi sacrifici fino a sempre. Ho comprato la macchina tramite un signore che dava fuori il lavoro. La macchina si tirava a mano. Solo nel 60, negli anni 62-63, allora c'erano i motorini, insomma, hanno allevato tante fatiche.
questa era la trezza. I sacrifici delle donne di Rolo furono ben presto compensati. I soldi del lavoro inizialmente servirono a pagare le cambiali dovute per l'acquisto delle macchine. Molti padri rifiutarono di firmare la garanzia per le figlie adolescenti, ma tante donne si assunsero il rischio in modo autonomo. Ben presto ci si rese conto che nelle famiglie le lavoranti a domicilio guadagnavano spesso più degli stessi mariti. I primi soldi che ho preso, finito di pagare la macchina, ho comprato la fede d'oro a mia madre, perché avevo ancora quella della patria. Ho preso su, però dopo era contenta che gliel'avessi presa. Ando in pelle d'oca. Quei primi anni riuscivamo a prendere circa 35-40 mila lire al mese, ma lavorando. 20 andavano per la cambiale. Mio marito guadagnava 40.000 lire al mese. Il primo mese ho preso 62.800 lire. Le ho stese sul tavolo quando è venuto a casa. In un certo senso si è sentito umiliato perché, non so perché, sembrava che gli uomini fossero, che gli uomini poi, non so, forse può darsi che sia meglio noi donne, non lo so. Ma allora c'era che l'uomo, mamma mia, l'uomo. L'uomo era, ecco. E lui si è sentito molto, ha avuto piacere, però si è sentito umiliato. Per le lavoranti a domicilio non esistevano certamente coperture assicurative né regolari contratti. I malefici controllavano e pagavano a lavoro finito. Solo chi lavorava in azienda applicava un contratto, ma le conquiste sindacali e le campagne sostenute dall'UDI sulla contrattualizzazione del lavoro femminile a domicilio sarebbero arrivate con il tempo. Si imparava, ma non eravamo retribuite. Non dimentichiamoci che io non potevo saperlo, ma tutele sociali, mediche, assicurative, c'era nulla. Io ho cominciato a essere assunta dal 72 fino al 77. Allora non c'era niente in regola. Non ti prendevano, non ti iscrivevano come artigiana, i maglifici non ti assumevano, era tutto in nero. Il maglificio ha sempre pagato a numeri, finché eravamo lavoranti a domicilio. Allora erano i primi tempi che mettevano in regola, si girava con il libretto del lavoro. Sono entrata nel 72 che si facevano le 42 ore, facevamo 8 ore e mezzo al giorno, però era un'azienda che se facevamo un'ora di straordinario avevamo 10 minuti di riposo. Le donne di Rolo crearono gruppi di lavoro, si spostavano in bicicletta da un posto all'altro, spesso con l'aiuto dei figli più grandi, perché il fardello da caricare sul manubrio era molto pesante. Le consegne portavamo noi la roba in maglificio. C'eravamo noi magliai, c'erano quelli che facevano la confezione, quelli che stiravano. Ognuno portava dentro il proprio lavoro e loro, dentro loro avevano tante donne che guardavano il lavoro di ognuna, insomma. Mia madre preparava questi teli. Me li metteva dentro a un drappo, io appoggiavo questo malloppo sulla bicicletta. Qualche volta succedeva di averne uno qui e uno anche qui. Il passo successivo per molte lavoratrici autonome fu quello di uscire dalla precarietà ed essere inquadrate nella produzione aziendale. Poi sono entrata in azienda, che qui a Moglie hanno aperto un'azienda grande,
di un signore di Carpi, e sono entrata in questa azienda nel reparto campionario. Dal reparto campionario sono diventata capo reparto del campionario, poi da capo reparto controllo qualità, poi loro hanno chiuso, sono andata con loro a Carpi e poi mi era venuta la voglia di aprire questa confezione. Rolo, appunto, dal periodo che ero assunta, avevo creato un gruppo di magliaie, che ero io praticamente che giravo e andavo a prendere il lavoro da loro, gli facevo fare i campioni, li portavo a far vedere. Avevo un gruppo di una decina di magliaie, poi li facevo confezionare. L'ho fatto per 6-7 anni circa. Quando è stato ora di guardare un po' come eravamo messe, che poi avevo già più di 20 anni, mi sono iscritta agli artigiani, fatto all'artigiana per fino a sempre, fino che poi nell'84 invece ho mollato tutto, sono andata a lavorare in una fabbrica di maglieria. Fu la passione alimentata dall'iniziale necessità di un lavoro il motore che spinse le donne di Rolo a creare questo nuovo contesto sociale di valorizzazione del lavoro femminile. Ho trovato da loro tantissimo affetto e soprattutto anche dai familiari, che dobbiamo dire che molti non sapevano neanche di avere una nonna magliaia, e attraverso la nostra mostra in comune hanno riscoperto queste ragazze con gli occhi lucidi. Il nipote che dice: ma questa è la mia nonna e che faceva la magliaia, io non lo sapevo. E quindi lo spirito che hanno avuto queste donne deve servire ai giovani come indirizzo per andare avanti, perché loro negli anni 60, 50, 60, 70 avevano questa situazione, ma in realtà si tratta solo di spinta per gestirti la vita nel migliore dei modi. Mia nonna, quando aveva del tempo disponibile per sé, andava a prendermi molte bambole di ceramica alla Caritas, perché a lei piacevano molto, anche a me, lo sapeva, perché avevano dei vestiti bellissimi di seta e anche firmati. E adesso ho delle bambole tutte messe su un divano che quando le guardo penso sempre a mia nonna, perché me le regalava ogni settimana. Io avrei fatto sarei andata a scuola volentieri, ma non è stato possibile, perciò quel tempo lì, quegli anni lì offrivano questo. Dopo ci si appassiona, si fa volentieri, perché poi se non lo fai con passione volentieri, dopo diventa un inferno. No, io l'ho fatto volentieri, poi ho insegnato a tante ragazze, dopo in fabbrica. Andare a fare dei campionari non è il lavoro di tutti. Il lavoro, secondo me, che fa tutto è la passione. Per me è la passione che ti deve prendere per capire questo lavoro. Mie maglie le ho viste per televisione. In teoria è una gratificazione non indifferente. Mio marito parlare era una persona simpatica, ma non era uno da dare delle grandi soddisfazioni. E un giorno mi ha detto: signora, complimenti, non credevo, dico, qui vien giù dalla grandine, perché... Quello che più ci ha colpito durante gli incontri con le donne di Rolo e con i loro familiari è vedere la profonda emozione nel raccontarci il passato. Ci hanno colpito i loro sorrisi, la tenerezza, le fatiche, ma soprattutto la consapevolezza di essere state protagoniste di un cambiamento sociale, con la nostalgia e le parole che parlano direttamente al cuore di chi le ascolta. Prendendo un filo di lana, non so quanti giri del mondo farei.